oggi Vet Pet and Food, la medicina veterinaria che controlla il cibo di origine animale sulle nostre tavole, cura gli animali, seleziona il meglio per la loro nutrizione. Il segmento con il contributo scientifico del Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli, l'Ordine dei Medici Veterinari di Salerno, di Basilice, Farmacia Veterinaria e Zootecnica. Oggi i nostri animali di casa, come farli star bene, tenendoli in forma, in peso forma anzi. Glielo dobbiamo ai nostri amici perché loro fanno molto bene anche a noi, questo è un argomento del quale potremo parlare poi in seguito, cioè quanto i nostri animali contribuiscono al nostro benessere. Ed allora su cosa puntare per farli stare in peso forma? Essenzialmente due cose, l'esercizio fisico e l'alimentazione. Con noi Domenico Carratù, il nostro specialista, buongiorno, medico veterinario, Aldo, comportamentalista, libero professionista con studio a Mercato San Severino e anche consulente di Basilice Farmacia Veterinaria. Dunque, dottor Carratù, parliamo innanzitutto dell'esercizio fisico, che è l'arma contro l'obesità, nemici non solo nostri ma anche del cane e del gatto. Ecco, innanzitutto, prima di recarci dal nostro medico veterinario per una visita, come ci accorgiamo noi per primi con i nostri animali che stanno prendendo peso, mentre qui vediamo che Carmine Marano ci manda già la costituzione canina, sì, con le sagome. Sì, questa è proprio l'essenza, noi potremmo fare tutta la trasmissione su questa unica diapositiva, perché questo che si chiama costituzione canina, mi piace il termine italiano perché ora va il termine anglosassone body condition score, ti fa capire la forma, cioè proprio dai punti di repere, si vedono le costole, non sì, si vedono, sì, si vedono delle regioni, cioè appunto la forma ideale, si vede proprio dai rapporti fra le regioni anatomiche, sì, per sì. Cui quando molto altri dice, dottore, ma il mio cane mangia poco, mangia molto, ma tu non devi vedere più quando mangia, ma se rispetta quei cani, certo. Perché se ha una forma ideale, quello che mangia sarà quello giusto. Se sì. È magro vuol dire che quello che mangia è poco, se è obeso vuol dire che quello che mangia è troppo, quindi, in relazione alla sua quindi attività. Quindi già da questo noi... Questo è il primo perché primo tu da quello segnale. Puoi sapere se il tuo cane mangia o sta bene, sono proprio è la forma ideale, che ci sono proprio dei punti di repere codificati che danno dei punteggi, che si chiama appunto body condition score, cioè forma costituzionale sì, ideale. Sì, sì. E poi in quest'altra videografica che segue tra poco vediamo la costituzione felina, cioè quella del gatto sì, da sottopeso, uguale, identico. Identico a quello c'è anche in questo, da sinistra a destra. Sì. Cioè ci sono i punti di repere, sempre l'evidenza o meno delle costole, della grassella, che ti fanno capire se un gatto è nel suo peso ideale o peso forma oppure si discosta verso la magrezza o il sovrappeso. Sì. Ecco, per cui anche scusa, sì. Se la razione alimentare va calibrata sul peso ideale, esatto, sì, cioè sì. Tu capisci qual è la razione ideale quando il tuo cane con quella razione mantiene, o il tuo gatto mantiene il peso ideale. Per sì. Cui ripeto, non è mai, è sempre relativo a questo oggetto. Anche le tabelle indicative ti dicono un X, ma se sì, tu dandogli quell'X, il cane o il gatto va nella curva superiore o inferiore, tu devi adattarlo all'individuo. Sì. Dunque, esercitare fisicamente con un esercizio fisico un cane non è difficile, insomma, basta mettergli il collare, insomma, sì, il guinzaglio, lui subito... Il guinzaglio e collare, lunghe sì, passeggiate, sempre ovviamente senza esagerare, perché spesso alcuni vedo che corrono... Sì, a volte si esaspera, addirittura vedo a volte persone andare in bicicletta o peggio, in motorino e portare il cane... E quindi vediamo delle immagini tipiche, classiche diciamo, di cani tenuti in esercizio addirittura su questa... Sì, sì, poi ci sono varie attività fisiche che si possono fare al cane e che spesso si possono integrare con le attività ricreative e sportive del conduttore, tipo anche i cani da slitta, questa nuova alcune attività proprio sportive che puoi fare col cane, però appunto senza esagerare, ma anche per l'uomo, no? Ecco, uno sportivo lo puoi con certe caratteristiche lo puoi anche sottoporre a degli sforzi, una persona semmai di una certa età, un bambino con delle non lo puoi sottoporre, quindi anche lo sforzo fisico, l'attività fisica deve essere relativa a quell'individuo e alle sue capacità e potenzialità, però ovviamente col cane ce ne sono tante di attività, escursioni, la pista. Questo è un esercizio che facciamo anche noi in palestra, perfetto, per la propria percezione. Perfetto. E poi diciamo che col cane, siccome ripeto, come abbiamo sempre detto, vive uno schema cooperativo e simbiotico con la sua figura di riferimento, si può adattare sì. Veramente a tanti sport, anche al nuoto. Sì, sì, infatti.
Ecco, qui il cane che lo sembra seguire, diciamo, la malavoglia, padrone. Segue un po' più, no, però vedi, non è neanche tanto a malavoglia, cioè è un modo di seguirlo anche come gregario, no? Qui invece addirittura con il frisbee. Sì, col frisbee. Qua per esempio si esalta sempre la motivazione ancestrale del cane, che è quella predatoria, nella cattura del frisbee e nel riporto. Questo è un border collie che ha un predatorio molto, molto alto. O un Jack Russell, anche questo ha una bella agilità, e quindi tu vai a fare dei giochi che comunque richiamano la motivazione ancestrale del cane, che è predatore, quindi il lancio della pallina, il lancio del frisbee, che simulano un'attività predatoria e che comunque possono mantenere il cane sia in un'attività fisica ma anche mentale, perché il momento ludico ricreativo, ricordiamo, è importante, certo, per la salute, per il corpo, ma anche per la mente. Gli tiene sveglio quel piccolo cervello intelligente. Perfetto. Il cane, ricordiamolo, il cane ha un'intelligenza, mi pare di aver letto, di un bambino di 3-4 anni, 2-3 anni. Allora, insomma, diciamo che il cane ha delle buone capacità cognitive, è paragonabile a volte anche a un bambino di età di 5-6 anni, cioè come capacità anche di formulazione del pensiero. Soprattutto per esempio i cani addestrati, formati. Diciamo i cani a questa che sono state create delle buone competenze sociali. E qui addirittura il salto ad ostacolo, insomma, il massimo, diciamo. Ecco, attirare il cane al gioco e quindi a una passeggiata, un esercizio fisico, è un gioco da ragazzi. Ma con il gatto, lo sappiamo, noi pure abbiamo il gatto a casa, è tutta un'altra storia. Anche perché il gatto è difficile da convincere, insomma. Alcuni portali americani danno qualche consiglio. Ecco, come per esempio quello si vendono online, ma anche nei negozi, diciamo, di articoli per animali, questi puzzle, è vero? Queste, sì, delle torri, delle percorsi, delle cat tower, cioè le torri per i gatti. Sì. E ecco, io non so se Basilic ha queste cose, ma io gli consiglio di... Vabbè, queste, diciamo, di quelle più semplici, shop, che diciamo oggi hanno queste superfici, come dire, ruvide, vero? Proprio per i gatti. Simulano, allora, diciamo, come si chiama il grattare del gatto? Il graffiare, che però alla fine non è un vero e proprio graffiare, ma è una marcatura del territorio. Sì. Spesso i gatti su queste torri, che poi dovrebbero simulare degli alberi. Degli alberi, esatto, sì. Marcano il territorio, come fanno anche i felini in natura, per testimoniare la loro presenza, e quindi perché sono comunque animali molto territoriali. Quindi esalta le capacità originarie, naturali. Perfetto. Del felino. Allora, diciamo che in questo caso si chiamano arricchimenti ambientali. Siccome il gatto non è che uno dice, esce, ma tu il gatto non lo puoi proprio portare a passeggio nel 99% dei casi, perché non ha le competenze sociali per poter uscire, ne perderesti facilmente il controllo. Per cui, diciamo, non solo non è una cosa consigliabile, ma è quasi da vietare, perché tu perderesti il controllo, a meno che non è un gatto particolare, ma sono delle rarissime eccezioni. Per cui tu devi fare degli arricchimenti ambientali, cioè come se dovessi in casa riprodurre una piccola giungla urbana. Sì, poi puoi prendere le torri o puoi anche crearla tu. Adesso ci sono, vanno molto con molte, fare delle mensole con varie altezze che partono dal terreno sulle pareti, in modo da creare proprio dei percorsi anche verticali al gatto. Arricchimenti, anche palline appese con dei fili, cioè sono tutte attività che devono... Anche una pallina di carta in un grosso scatolo di cartone. Bravissimo. Cioè, anche la variabilità, cioè cambiarli, perché il gatto, l'animale è come il bambino, più che il valore economico della cosa è l'interesse che suscita. E tutto quello che pensola è, come dire... Anche là crea interesse e interazione per il gatto, simula anche delle piccole prede appese, cioè, e quindi mantiene il gatto in una situazione, vedi, anche quelle torri, quei graffiatoi servono come a creare una piccola giungla casalinga, in modo da tenere il gatto in attività, e anche qua, ripeto, sia fisica ma anche mentale, okay, perché se non usi questi... Il gatto ama anche i giocattoli, vero? Giocattoli, tira e molla, i pupazzi, pupazzetti, i nascondigli, perché al gatto piace fare molto gli agguati, quindi già se tu al gatto gli metti... un predatore. Bravissimo. Soprattutto però non è come il cane che fiuta e quindi la passeggiata, il gatto è un animale che fa l'agguato, quindi già creare un piccolo nascondiglio e a pochi metri una pallina appesa che si muove, vedrà il gatto nascondersi e poi all'improvviso uscire e predare la pallina. Questo serve anche al benessere mentale, perché gli arricchimenti ambientali, oltre a tenere il gatto in attività, lo tengono anche in un buono stato... perché altrimenti puoi andare anche in contro a problemi di deprivazione sensoriale. Sì. Ecco, dicevamo, l'altro elemento per mantenere il peso forma del cane e del gatto è sicuramente il cibo, la nutrizione giusta e di qualità. E qui abbiamo tre foto che ci ha inviato Basilice, farmacia veterinaria, il nostro consulente scientifico,
dalle sue sedi di Sarno e quella di Salerno a Piazza Portanova. La prima è questa qui, vedi, quella degli alimenti per cani. Sì, tu vedi, il primo che si vede subito è l'obesity, perché l'obesità nel cane è purtroppo una delle principali espressioni patologiche della popolazione canina dei pet, degli animali, perché riprende proprio quella dell'uomo, cioè come l'usare il cibo come strumento pedagogico compensativo lo si fa anche nei cani, spesso quindi l'obesità è un problema presente, anche legato spesso alla poca attività fisica, per cui le linee che spesso noi pure consigliamo sono linee legate all'obesità, cioè mancimi a minore concentrazione energetica, che quindi ci danno una mano su cani che hanno problemi di dieta e che dove, perché Aldo, come hai detto tu, quello è un equilibrio fra l'attività fisica e il cibo. Sì, sì. Quando purtroppo l'attività fisica è mancata e il cane inizia a tendere a sovrappeso, tu vai su dei cibi tipo la Vet Life della Farmina piuttosto che l'obesità. Questi sono solo alcuni esempi. Sono degli esempi di cibi calibrati su cani con problemi di peso o anche con problemi metabolici, no? Vediamo il metabolic per esempio della IS, che soprattutto su cani per esempio ipotiroidei oppure cani che hanno un basso metabolismo per una poca attività fisica, allora tu là, non potendo agire molto sull'aspetto movimento e quant'altro, agisci sull'aspetto alimentare. Ecco, e veniamo alla seconda foto che ci manda Basili, c'è anch'essa un insieme di esempi di alimenti per gatto questa volta, con le stesse proprietà che per il cane, cioè ridotto contenuto energetico, lipidico, oppure a basso bravo contenuto lipidico, oppure che vadano a incidere meno su determinati organi. Poi è chiaro che qua c'è anche poi la salubrità dell'alimento. Attenzione, ci sono case mancimistiche importanti come quelle che vediamo che puntano anche sulla qualità del nutriente, perché ricordiamo, qua non si tratta solo di energia, proteine, ma qualità della proteina. La qualità, perché certo. È chiaro, perché tu non è che devi andare solo a prevenire l'obesità, ma anche altre tante patologie associate all'alimento, come problemi tumorali, problemi pancreatici, che spesso sono dovuti al junk food, al cibo spazzatura, che purtroppo esiste, oltre che in umana, anche in veterinaria. Ecco, l'ultima foto che ci manda Basilice, una foto che ringraziamo molto Gerardina Basilice, ma anche le dottoresse Anna Paola Santoro e Ambra Uletta. Vediamo esempi di integratore, un esempio di integratore a destra, ecco. Sì, sì, sì. Poi diciamo che appunto spesso i cani che fanno diete casalinghe, cioè diete in cui il padrone, il proprietario cucina il proprio cane, allora spesso, siccome in genere quelli che abbiamo visto prima sono alimenti industriali già completi, quando tu usi il casalingo, allora hai bisogno, anche se un casalingo ben fatto da un nutrizionista, però hai bisogno di integrare, e qui ci viene di supporto appunto la fase di integrazione, le perle a destra, il pet, il recovery, cioè prodotti mirati a cani con problemi di denutrimento piuttosto che di obesità, e quindi che aumentano, diminuiscono anche l'assorbimento a livello intestinale. Le fibre danno poi quel senso di sazietà, la fibra dà il senso di sazietà, accelera un po' il transito e quindi diminuisce l'assorbimento a livello intestinale, e questo sicuramente va bene per i cani con problemi di obesità, così come anche per noi, insomma, è la stessa cosa. Allora, diciamo che molte volte spesso anche a ragion veduta gli animalisti si lamentano che gli animali sono stati usati come modelli sperimentali per l'uomo, però il pet soprattutto sta avendo addirittura invece il ritorno, cioè che l'uomo è stato il modello animale di studio, perché molte delle tecnologie farmacologiche che noi oggi usiamo sui pet sono importate dalla medicina umana, per cui anche il principio delle fibre come coadiuvo all'obesità, perché la fibra diminuisce l'assorbimento dei grassi, aumenta il transito a livello intestinale, quindi sono tecnologie che si possono esportare tranquillamente anche ai nostri animali, soprattutto al cane si è adeguato quasi al 100% agli stili di vita anche alimentari dell'uomo, e quindi anche gli approcci sul management dell'obesità e quant'altro sono più o meno gli stessi. Sì. Per non dire degli esempi che ci vengono dal cinema, Mel Gibson in Interceptor mangia il cibo dei cani. Diciamo che ci sono addirittura oggi delle case mancimistiche che comprano oppure hanno proprio dei appalti con allevamenti dove prendono proprio le materie prime nobili, cioè non si prendono più gli scarti del pollo, ma si prendono addirittura i polli interi, perché perché il prezzo di alcuni pet food sono paragonabili al costo della materia prima, per cui ci sono delle attualmente anche io, se avessi in una situazione di disagio, sicuramente il cibo, un buon cibo per cani non ci farebbe male. Bene.
Torneremo sempre su questi argomenti che interessano molto i nostri telespettatori e telespettatrici che hanno animali in casa, 60 milioni di animali sono nel nostro paese e quindi bisogna prestare attenzione. Sì, perché scusate, Roma, sì. L'alimentazione è importantissima, non solo per il peso. È chiaro che il peso, io dico sempre, il peso forma un animale, una persona che mantiene il suo peso forma, vuol dire che ha un metabolismo, è un indice di perfezione. Sì. Però dobbiamo pensare che lo stile alimentare non serve solo al peso, ma anche a prevenire tante patologie correlate all'alimentazione, tumori, patologie metaboliche, sì, e quant'altro. Sì.